Eccoci qua in un nuovo video e oggi voglio fare un video particolare, cioè ti porto all'interno di una mia produzione. Perché ho deciso di fare questo video? Perché questo canale è frequentato non solo da persone che mixano, ma anche da persone che producono e vogliono imparare a mixare, o anche artisti che vogliono imparare anche loro a mixare. C'è un po' di tutto, per cui dobbiamo soddisfare anche la curiosità dei produttori. E che comunque secondo me è interessante anche vedere come io produco. Questa è una mia produzione, quindi se qualcuno è interessato anche a volersi fare produrre un singolo da me, questo è il modo come io penso e come io ragiono. Per cui siediti, mettiti comodo e goditi il viaggio, come si direbbe. Ci tengo a precisare una cosa, che questa è una mia produzione, una personale mia produzione di Orlando Brusco. Non è una produzione che abbiamo fatto con il mio team del Minerva. Quindi se ti piace, bene, se non ti piace, sappi che questa è una mia produzione, non è quella che abbiamo fatto con il team del Minerva. Con il team del Minerva si ragiona in tutt'altra maniera. Poi magari sarebbe interessante anche fare un video in cui ti mostro una produzione che abbiamo fatto con tutti i ragazzi. Questa è una cosa interessante, si potrebbe fare. Bene, comunque, il pezzo di oggi è un pezzo molto emotivo, direi anche malinconico. Quindi, seguimi e ti faccio vedere come l'ho prodotto. Ma ciao, benvenuto, se non mi conosci io mi chiamo Orlando Brusco, sono un ingegnere del suono e quello che faccio ogni singolo giorno qui al Minerva Studio è aiutare gli artisti ad andare sul mercato musicale con i miei servizi di mix e master o con i miei servizi di produzione, con i servizi di produzione del Minerva, un po' facciamo un pacchetto 360 gradi per chi è interessato, e inoltre aiuto gli ingegneri del suono o gli aspiranti tali, i produttori che vogliono migliorare le proprie tecniche di mix e master con i miei videocorsi o i miei percorsi privati, che puoi trovare nel link qui in descrizione. Partiamo subito da questa produzione. Come ti dicevo, una produzione molto emotiva, quindi anche noir, no, non a caso il titolo si chiama Notti di questo brano. Io prima di cominciare a produrre faccio un bel discorso con l'artista per capire che cosa vuole ottenere, se ha delle reference, quello che gli piacerebbe avere dalla produzione, eccetera. Dopo che ho capito tutto il resto, mi metto a produrre. Allora, partiamo dall'atmosfera. Io quando produco parto direttamente dalla melodia, perché mi viene più facile partire da là. C'è chi parte dal basso, c'è chi parte dalla batteria. A me personalmente mi viene più facile partire dalla melodia. Ora, essendo un beat noir, chiaramente per forza di cose deve essere in minore. Per forza di cose è più indicato, cioè almeno personalmente parlando, quando devo scegliere il beat parto sempre, ok, com'è il mood, ok, minore o maggiore. Il pezzo è in mi minore. Ascoltiamo questa atmosfera. Molto interessante come atmosfera. Per fare questo ho utilizzato il pad l'Analog Pro Lab. Guarda, io ho fatto questo investimento, ho preso una tastiera di Arturia e mi hanno dato l'Analog Pro in dotazione. Qui veramente puoi fare, c'è tutto qui dentro, per cui ti consiglio di fare questo investimento se ne hai la possibilità, perché è veramente un synth, un VST molto interessante.
pad che si chiama Endless Flight. Come scelgo i pad? Mi metto là con gli accordi e la tastiera finché non trovo quello che mi suona. Quello che mi suona, allora lo scelgo. L'ho leggermente modificato, però il giro di accordi è Mi minore, Si minore, Do maggiore che va a crescere e poi ritorna sulla minore. Quindi sono minore, minore, maggiore, minore. Vedi, è un'atmosfera molto triste, molto cupa. Non è triste, è malinconica. Proprio l'idea che si voleva ottenere dal brano. Per cui devi impostare la melodia già per quella sensazione che vuoi ricavare dal brano. Quindi questi qua sono i quattro accordi su cui gira il pezzo. Interessante, gira bene. Poi, come lavoro io? Io faccio un blocco unico e poi man mano arrangio. Cioè, non, quando produco non faccio mai o quasi mai già la struttura. No. Quando produco io faccio tutto un blocco con tutti gli strumenti e poi man mano li distribuisco. Quindi creo l'intro, eccetera, eccetera, e capisco cosa aggiungere. Ed è molto importante in questa operazione avere la voce. Quindi io faccio una produzione di massima, l'artista mi registra una voce guida, sulla voce guida creo l'arrangiamento, dall'arrangiamento, poi dalla voce guida rimando la base finita. Una volta che la base è finita, l'artista fa la performance definitiva. Se registra in remoto oppure se viene qua in studio. Quindi, questa atmosfera. Apriamo il keys. Vediamo un po' cosa ho fatto. Vedi qua? Pa, 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 pom, pom, pom. Qui questa tastiera qua gira sull'accordo. Vedimi, questo è l'accordo di Mi minore, che poi si tiene il Si, perché il Si qua, Mi sol Si, qua il Si fa da quinta, mentre qua il Si è tonica. Ci sta, vedi? Qua invece vado sull'accordo di Do maggiore e mi tengo il Sol dopo. Il Sol qua sarebbe la settima di La minore. Quindi, comunque fa una tetrade. Dovrebbe essere, qui sono 1, 2, 3, 4. Sì, vabbè, c'è anche qui il basso. Questo è un accordo di 4, 5, ci metti la settima e quindi però suona bene. Sarebbe un La minore settimo con questo Sol. E quindi funziona. Bene. Mi fa ta 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 e vado a enfatizzare ancora quella parte. È interessante qui vedere come c'è un gioco di ottave, cioè questa keys la faccio su un'ottava alta rispetto al pad, in maniera tale da poter essere percepita all'interno del mix. E questo è importante, perché è importante? Perché quando si è interdisciplinare, cioè io faccio sia da sound engineer, da ingegnere del suono, che anche da produttore, ma quando produco ragiono come un ingegnere del suono. Per cui invito chiunque faccia il produttore a imparare le basi del mix. Comprati il mio videocorso.
Perché? Perché anche quando produci ti serve. Cioè, io non avrei mai fatto un keys sulla stessa ottava del pad, ma invece molti lo fanno, perché non hanno questa skills. E quindi dicono, vabbè, suona bene, ma suona bene, però poi in mix come la fai uscire questa tastiera? È condannata ad essere impastata. Bene. Poi, fatto questo, vediamo il Rode. Il Rode, qua, riprende gli accordi, però fa un accordo arpeggiato. E alla fine non lo fa. Alla fine fa... Ta, cioè ci metti solamente l'altro, il Do e il Mi li tieni lunghi. Quindi crei una differenziazione, perché tu fai ta-ta-ta, 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 ora che fai? Ti aspetti, ta-ta-ta, giusto? Giusto. E invece no. Tu fai ta-ta-ta, 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 ta. Capito? Piccole differenziazioni che però vanno a creare mood all'interno della melodia. Gioca su queste cose. Bene. A questo punto il basso. In realtà a questo punto faccio la batteria. Batteria classica. Classica batteria. Reggaeton, niente di complicato, che volevo mantenere anche una sorta di semplicità. Sentiamo gli hi-hat. Ta 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 ta. Beh, sono tutti in sedicesimi. Prendono fuoco. Mutiamo la voce. Però hanno questa sensazione di incedere. Ok. Poi basso. Basso elettrico. Apriamo il basso e vediamo un attimino. Vedi, il basso gira sempre sull'accordo. Gira sempre sull'accordo, però... A volte cambia, perché qua, vedi, fa Mi, quindi fa tonica, Sol, tonica, Mi, Sol, Si, quindi fa tonica terza, tonica quinta. Invece qua cambia, qua fa terza, perché il secondo accordo, te lo faccio vedere da qua, il secondo accordo qui è Mi. Sì, scusa, sì. Vedi, invece di fargli fare la tonica, gli faccio fare la terza. Quindi anche qua gioca su queste cose qua, perché fargli fare sempre tonica, il basso che fa sempre la tonica, tipo se l'accordo è Si, il basso fa Si, 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 ok, è scontato, non è sbagliato, è armonicamente perfetto, giusto, però è scontato, quindi
gioca con le triadi. Cioè, se tu nell'accordo di Si c'hai Si, Re, Fa diesis, in questo caso Si, Re, Fa diesis, allora al basso fagli fare invece magari del Si, fagli fare il Re o il Fa diesis. Prova a vedere cosa succede se il basso gira sulla quinta anziché sulla tonica. Può suonare bene come può suonare male, però gioca su queste differenziazioni, ok? Io ti sto parlando da non musicista, cioè io non suono nessuno strumento, però ho studiato la teoria base delle armonizzazioni, che per le produzioni street, urban, cioè a voglia, voglio dire, va più che bene, quindi so come formare una triade, una tetrade, eccetera, quindi conosco la teoria delle armonizzazioni diminuite, aumentate, roba del genere. Quindi all'interno di queste conoscenze basi io mi muovo, perciò io non ti saprei armonizzare un componimento di musica classica, non lo saprei fare, ma mi serve? Forse no. Quindi anche tu impara la teoria base e poi da lì. Quindi vediamo tutto quanto aperto. Suona? Suona. Cioè, suona abbastanza. Che gli devi dire? Suona? Cioè, è un beat che gira. È armonicamente corretto. Bene, arrivati a questo punto, quando, come ti dicevo prima, ho il cuore, da qui vado a creare i diversi scenari. Quindi questo qui è il cuore pieno del ritornello. Vediamo nella strofa cosa cambia. Guarda, piccoli cambiamenti. Allora, innanzitutto se ne va il road gira solo ed esclusivamente nel ritornello, per dare più atmosfera. Quindi ritornello pieno, voce si svuota. Anche questo qui è un classico su cui ti invito a giocare. Puoi fare anche il contrario, cioè ritornello svuotato, strofa piena. Anche quello è molto interessante. E cambiano gli hi-hat. Nota come gli hi-hat nel ritornello ti danno incedere. Arriva la strofa serrata, perché qua si rappa ta 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 ta, ok? Quindi cambiando solo e esclusivamente queste due cose, già la produzione ha preso una piega totalmente diversa. Quindi si va avanti nella strofa. A questo punto io cosa faccio? Faccio strofa ritornello, gli mando il blocco, gli mando la produzione con quello che si deve fare. Per esempio, se è un reel, so che devo restare all'intorno del minuto e 30 più o meno, e quindi gli mando, quante sono queste, 28 battute, 3x8, 24 barre di strofa, un ritornello e poi comunque, ok, più o meno gli mando strofa e ritornello, una cosa del genere, molto abbozzata. Poi una volta che lui mi rimanda la voce, da qui vado a creare tutto il resto. Quindi abbiamo visto ritornello. Sensi di colpa mi soffocano nella notte, vecchi volti mi appaiano nella notte, l'ansia mi sale nella notte, vivo di sogni in questa notte. Mi sento debole di fronte alla notte che mi rende sole, vorrei le vicine nella notte, che vorrei cambiare vita, colpe e voce che vorrei mi... Ok, quindi arriva la strofa. Vorrei nella notte, il passato che ho lasciato. Qui cosa succede? Succede che qua si prepara qualcosa, cioè cambia mood. Quindi cambiando mood c'è qualcosa che deve enfatizzare questo cambiamento di mood. Quindi io il mio modus operandi è adattare la produzione a quello che è la performance vocale dell'artista. L'ho lasciato nella notte, nel presente solo... E cosa faccio? Introduco semplicemente questo giro di chitarra. Electric Soundbars Deluxe, questo veramente
È un VST che se devi fare le chitarre, o a meno che non è un chitarrista, ok, lascia stare il VST. Però se non è un chitarrista, questo suono di chitarra è un suono molto credibile. Suona veramente bene e soprattutto ha un sacco di arpeggi all'interno già lui di default. Se tu vai qui su Auto Chord, vedi, qui io ho suonato, gli dici la tonalità che è il brano, gli accordi del brano. Quindi sono Mi, si, Mi minore, Si minore, Do, La minore, che accompagnano il pad. Per cui che vorrei nella notte, il passato che ho lasciato senti che nella atmosfera notte, che dà. nel presente solo lei in questa notte. Io ho bisogno di queste note nella notte. Scrivo questa canzone nella Pre-ritornello. notte. Ok, adesso arriviamo nel pre-ritornello. Quindi qua deve succedere qualcosa. Occhio neanche questa notte e non porta consiglio neanche questa notte. Pensieri mi tengono sveglio pure questa. Quindi per il ritornello co cosa faccio? In questo caso deve succedere qualcosa. Ho lasciato il keys e il rod che sono le basi del ritornello iniziale, se ben ti ricordi. Vedi, keys e rod sono le basi del ritornello iniziale, però da qui volevo aggiungere qualcosina. Prima cosa che ho aggiunto sono questi arpeggi di chitarra. Ok, che vanno a dare un po' di E non chiudo occhio neanche questa notte. vanno a dare un po' di sapore mediterraneo a tutto il brano. Ma cosa ancora più interessante sono i violini, perché qua i violini, vedi, ti portano proprio in una dimensione onirica. E non chiudo occhio neanche questa notte. E non porta consiglio neanche questa notte. Pensieri mi tengono sveglio pure questa notte. Non si vedono stelle in questa notte. E poi da qui riparte l'esploit, riparte tutto. E qua i violini, nella prima parte, nel pre-ritornello, sono utilizzati per creare atmosfera. Invece nella seconda parte sono utilizzati per creare ritmo, come? Yes, ok. Vediamoli insieme con tutto il mix. Desideri prendono fuoco nella notte. Sensi di colpa mi soffocano nella notte. Vecchi volti mi appaiono nella notte. L'ansia mi sale nella notte. Privo di sogni questa notte. Ok, danno questa sorta di tensione a tutta quanta la produzione. Molto, molto figa. E poi per chiudere, perché mi mancava qualcosa di orchestrazione in termini proprio di tono, e ho messo una viola. Che accompagna e segue il violino. Che mi dà anche una sorta di epicità a tutto il discorso. Bene, siamo arrivati alla fine, te lo faccio ascoltare dall'inizio. Vedi, qui si apre con questa atmosfera. Che fa da intro, già ti porta all'interno del brano. E non chiudo occhio neanche questa notte. E non porta consiglio neanche questa notte. Pensieri mi tengono sveglio pure questa notte. Non si vedono stelle in questa notte. Desideri prendono fuoco nella E qui va a notte. parte tutto il Sensi di brano. colpa mi soffocano nella. Quindi creare anche questi stacchi tra pieno, vuoto, differenziazioni emotive. Ecco, questo è come io produco, come io penso la produzione. E inoltre, se sei interessato a vedere come ho mixato questo brano, proprio questo brano in particolare, puoi acquistare il video al link che trovi qui in descrizione, che è una delle puntate del podcast che ho creato, Mixando Cast, in cui
vado a mixare proprio dall'A alla Z tutto un brano. E come funziona questo podcast? Funziona così. Allora, molto semplicemente, puoi utilizzarlo come podcast, quindi ascoltarlo mentre viaggi, ascoltarlo mentre sei in bus, non lo so, qualsiasi altra cosa, e quindi seguire il mix con le orecchie, e quello lo trovi gratuito su YouTube, c'è tutto il podcast, tutto il file audio, perché a un certo punto il video si stoppa. Oppure se oltre a quello vuoi anche acquistare il video e vedere praticamente che cosa ho fatto, puoi acquistare il video che trovi nel link qui in descrizione. A tua libera scelta. Niente, tutto quello che ti devo dire. Spero che ti sia stato utile capire un attimino come ragiono, come si ragiona a creare le differenziazioni atmosferiche, eccetera, che sembra che ora si metta a piovere. Ti invito ad iscriverti al canale, a commentare, ad andarti a fare un giro nei link che trovi qui in descrizione se sei interessato a videocorsi o ad altro. E ci vediamo alla prossima. Ciao.